idioti! Andate al diavolo! Pensate un po' alle vostre madri, cretini! E alle sorelle! Via! Via! Vattene di qua! Andatevene! Vattene! Via di qua! Non ti Mi fai entrare un momento? Posso entrare un momento anch'io? Vieni. Vai, su, non aver paura. Forza. Vieni. Vieni dentro, così parliamo. Vieni. Che fai? Si va. Lasciala stare. Ferma. Piantala. È porci! Girate al largo dalla mia casa! Vi cavo gli occhi! Che succede? Cos'è questo chiasso? Lo chiedi a me? Chiedilo a quei maiali, a quei vigliacci dei vostri figli! Dentro! Non c'è più pace qui intorno da quando sei venuta! Grida e sporcizia! Ti porti dietro la maledizione di Dio! Lascia perdere, Maria. Sono bravati di ragazzi. Ah, quei bravi ragazzi mi brucierebbero la casa. E i padri, poi. Sono tutti contro di me. Non tutti, Maria. C'è un tuo amico in città oggi. Io non ho amici. Oh, sì che ne hai, altro che. Gesù, il profeta. L'amico dei reietti che perdona i peccati. Ah. A sentir lui... I peccati della carne sono niente in confronto a quelli dell'anima. Ehi. Gli uomini si perdonano tra uomini, ma perdonare le donne è un altro discorso. Sì, per molti è così, ma per lui no. Non ho mai visto uno come quello. L'hai visto molte volte? Quando si viaggia per affari come faccio io, non se ne può fare a meno. Volti l'angolo, entri in una piazza, ti infili in una taverna, lui è lì, lo trovi dappertutto. Sì. Sarà un anno che gira. Davvero non l'hai vista mai? Ma io dormo di giorno, non lo sai? Ah, scusa, non ci pensavo. Beh, c'è un sacco di gente che lo segue dovunque. Figurati che a volte rimangono a dormire nei campi. Lui mangia e beve anche con ladri e prostitute. L'ultimo dei delinquenti lo tratta da amico. Uno dei suoi discepoli, così si fanno chiamare, era un esattore delle tasse, quel maiale. Ma questo Gesù, beh, lui dice che non sono i giusti da consolare, ma gli altri. Ecco, vedi, un amico ce l'hai. La settimana prossima? La vista a un cieco. Gesù di Nazareth. Estra! Estra!
maestro. Bisogna mandar via tutta questa gente. Non abbiamo niente da dargli da mangiare. Se scendono al villaggio, forse troveranno da sfamarsi. Non aver fretta di mandarli via. Sarete voi a sfamarli. Maestro, non possiamo. Saranno almeno 4.000 persone. Come faremo a sfamarli tutti? Distribuite quello che c'è. Abbiamo soltanto 2 pesci e 5 pani d'orzo. Mettete nei cesti il pane e i pesci e sfamate questa gente. Andate. Cosa aspettate? Fate quello che dice. Ce n'è uno solo. Non abbiamo che questo. Non l'abbiamo fatto. Ma che dici? Non ce n'è uno solo. Il cesto è per tutti!